tre giocatori addirittura su di lui, dietro per Dani Alves. Rotazione del pallone difficile perché ci sono 10 giocatori del Palermo stipati nello spazio di pochi metri. Largo ancora per Alessandro, dovrebbe provare a mettere il turbo, a saltare l'avversario, preferisce il cross in mezzo. Pjanic a 20 metri dalla linea di porta, il pallone che scorre, niente da fare, ancora una volta chiude bene il Palermo, 0-0 dopo 3 minuti, forse ancora un'opportunità, un tiro, il gol! E il gol da parte della formazione bianconera, il gol che è stato segnato da Dani Alves, un tiro improvviso scoccato da fuori area, il portiere che si era tuffato dalla parte giusta. Io ho avuto addirittura l'illusione ottica che fosse finito sullo sterno della rete, invece è gol, Juventus in vantaggio, gol di Dani Alves dopo 3 minuti e mezzo della ripresa. La sblocca la Juve, la sblocca deviazione. Con l'episodio di cui parlavamo anche prima, la deviazione. Una deviazione. Non è autogol, perché il tiro era verso la porta, comunque. In tempi sì, credo che per la Lega sarà gol di Dani Alves. No, andava verso la porta, era il verso la porta. La cosa strana è pensare a un centrale che prova a intercettare di tacco.